rossi sono parte di te, tanto quanto d'appresso, tanto dentro di te. A misura di me, mi senti? Dimmi tu, tu sei più che me stesso, tanto tanto mi prendi, fin nel midollo mi prendi, mai, mai come adesso, non ti staccare, non staccarmi da te, non strapparti da me contro te stessa, no, non staccarci, non dilacerare quest'amore di noi ermafrodito. Embrace me, my sweet embrace, embrace me, you will be peace for you. Don't be afraid to be. Come to Papa, do my sweet embrace for you. Interrompiamo un attimo delle meravigliose prove al cantuccio con Daniela Terreri e il maestro Andrea Pagani, che invito a raggiungerci. Allora, Daniela, non è la prima volta che si trova faccia a faccia con le poesie di Corrado Calabrò. Io ho già fatto una serata in onore di tutta la poesia di Calabrò al Palazzo Barberini diversi anni fa. È sempre stata una serata un poco articolata, dove era presente anche la danza, c'era la prima ballerina del Teatro dell'Opera, una danzatrice di danza contemporanea, e io cantavo appunto e recitavo le poesie di Calabrò. Come vengono scelte le poesie da interpretare e poi i brani cantati da sposare ad alternare a questa meravigliosa poesia? Allora, è difficile perché le poesie sono tantissime. Io praticamente qua ho una serie di libri che ho spulciato, ho letto e quindi ho dovuto fare una scelta. È molto presente il mare nelle poesie di Calabrò, però qua ho un po' limitato. Naturalmente, essendo invece la musica e le canzoni molto legate all'amore, ho preferito più le canzoni d'amore questa volta. E quindi questa è stata la mia scelta. Ma l'autore ci mette lo zampino nella scelta o la lascia completamente libera? Veramente l'autore io lo vedo quando arriva qua, quindi lui poi ascolta quello che succede, non so, mi auguro insomma che sia, come si dice, abbia approvi quello che io ho scelto e fatto, spero. Sarà senz'altro così, avremo comunque modo di sentirlo. Il maestro Andrea Pagani invece è la prima volta che si trova ad accompagnare una voce meravigliosa come quella di Daniela Terreri insieme alla poesia di Corrado Calabrò. Allora, intanto che cosa le hanno trasmesso queste poesie e soprattutto come ha scelto i brani musicali ad accompagnare la voce meravigliosa, come dicevamo, di Daniela? Beh, trasmesso, insomma, belle sensazioni. Insomma, la poesia, soprattutto a primavera, si gode di più, in inverno di meno. E abbiamo scelto, perché in realtà io e Daniela, saccheggiando un po' dalla musica che ci piace molto, che è quella, il repertorio delle grandi canzoni americane, Gershwin, Cole Porter e compagnia bella, abbiamo cercato di dare un senso a... Di accompagnare le poesie che trattassero gli stessi temi, avessero la stessa atmosfera, diciamo. Siamo soliti sposare ovviamente la musica alle parole con il canto. Accompagnare una poesia però, cioè, non è semplicissimo, perché comunque di fatto la poesia ha una sua musicalità, il pianoforte in questo caso, perché noi stiamo utilizzando il pianoforte, un'altra, ecco com'è accompagnare qualcuno che recita una poesia rispetto ad un cantante? Secondo me è anche più bello, perché è stimolante, perché è come il jazz, è una cosa che si scrive nel momento, perché uno sente delle parole e viene colpito e diciamo che improvvisa delle note, anche se è su una base armonica di un brano che già esiste. Però è molto bello, perché è una cosa che io ho già fatto, non per Calabrò, ma insomma, quando mi ritrovo a fare queste cose è sempre stimolante. E poi anche accompagnare una voce come Daniela, che non è la prima volta che l'accompagno, no. È la prima volta
che cantiamo queste cose. Facciamo questo, ma noi insomma collaboriamo. Vi siete collaudati. Sì. Va bene, grazie, e vi lascio al vostro lavoro. Noi intanto andiamo a caccia di altri meravigliosi ospiti.